Ciao ragazzi, io sono Falcone Aurelio, sono qua con un nuovo episodio del nostro Chievo dei Miracoli per andare un po' avanti e vedere un po' cosa riusciamo a fare nei prossimi giorni. Non sarà facile perché appunto abbiamo un calendario abbastanza impegnativo, abbiamo insomma le cose tendono ad essere un po' problematiche, però nel mentre io devo fare un paio di cose tipo migliorare un po' il giovane Pezzi che insomma sul dribbling ci siamo, è tutto il resto che non funge granché, per cui potremmo fare un po' di passaggi corti e di visione, ecco, per renderlo magari un giocatore in grado di passare il pallone ai compagni. Doppio turno per lui, benissimo, vedo che si è allenato alla grandissima. Allora adesso abbiamo il Milan, come dicevamo oggi avremo ben 4 partite, di cui 2 simulate perché dovevamo recuperare quella dell'altra volta. Per cui Milan e Chelsea le giochiamo, mentre Bari e Atalanta le simuliamo poi. La prossima volta, in base a come sarà andata, valuteremo il da farsi. Detto ciò, io partirei dal Milan, che è la cosa più impellente, dato ho cambiato i numeri di maglia. Ho dato retta un po' alla maggior parte di voi, nel senso che ho cercato di unire il più possibile. L'unica cosa importante è che oggi col Milan io voglio far debuttare il buon Brunelli, il fratello di uno di noi, per cui non possiamo non metterlo in squadra. Per il resto diciamo che forse è il caso di riesumare il Boa, anche perché insomma dopo il gol col Sassuolo, il suo primo gol col Sassuolo, credo sia arrivato il momento di metterlo in campo e al posto di Venuto magari oggi, ecco, che mi sembra un cambio doveroso. Per il resto Drogba e Pezzi, Suganuma, Galano, Rigoni, Banana, Nicolas, Belotti e in porta il buon Brunelli, sperando che non mi faccia pentire di averlo schierato. E visto che oggi siamo in casa, se non sbaglio siamo in casa, siamo ospiti, no? Allora il giovane McGowan, il nostro esule britannico, deve finire in tribuna. Al suo posto ci portiamo Melo. Benissimo. Ragazzi, io sono pronto. Vi dico già che il nostro capitan Piccinocchi ha preso la 8 di Iniesta. Storico numero questo, non potevamo non darlo a lui, e che Drogba ad honorem per aver vinto la Elisabetta Challenge ha preso la 69, per cui è tutto un programma. Ci siamo, allora partita importante, Milan è sempre stata un po' la nostra bestia nera, per cui c'è da faticare. Ma che bell'assist che gli hai fatto, complimenti. Allora Brunelli, è la tua prima apparizione ufficiale, vedi che poi fa per cortesia, perché ti vogliamo lanciare nel calcio che conta. Bravo Piccinocchi, la 8 lo responsabilizza. Didier, Pezzi, con la 99, mamma mia Pezzi che sta a fa? No, non sta a fa niente. Suga con la 10. Ma che tiro è? Ha imparato a tirare come nonno Ide, papà Ide, zio Ide, quello che è. Io ci ho voluto provare tanto per. Questa rete conferma le sue eccezionali qualità. Complimenti Suga. Complimenti Suga. Ma che tiro sei? Vabbè che in porta c'è Storari, per cui insomma ci manca la musichetta della Mastercard, però va bene uguale. Suganuma con la 10 è cambiato, è diventato un fuori classe totale adesso. La maturazione è finalmente arrivata. Il Boa è passato. Boa, te prego. Boa. No. Ma Galano, ma perché? Oh, sto Chievo macina calcio in una maniera meravigliosa comunque, Aia, l'ho bruciati. Perché non sto zitto? Ma perché? No, vabbè, l'inserimento del Montolivo, però, che qua scadiamo nella fantascienza horror, perché quel filone cinematografico che fa veramente paura. Cioè, Montolivo uno scatto del genere non lo fa da quando ha 5 anni per andare a prendere la merenda con la Kinder fetta al latte. Vabbè, allora andiamo oltre, va. Andiamo oltre.
Brunelli puntualissimo sul suo palo. Bravo Brunelli. Suga. Suga, vuole la doppia Suga. Girati e tira Suga. Tramortito Storari, ma non basta. Ah, ma Vicinocchi, che cuore. Suga. Suga, fai correre Didier. Bravo Suga, Didier. Niente, Storari è diventato una sorta di animale meccanico. Ti prego, tira. Niente, non siamo capaci di fare niente. Che primo tempo amaro. Che primo tempo. C'è anche Bonucci che è venuto apposta a tifare i suoi ex compagni. Ma che cazzarola di facce ci mettono in tribuna? Vabbè, io cambierei giusto Didier, perché Didier oggi proprio non c'è. E metterei Mina, il vecchio Mina. Poi, per il resto, grandi cambi non ne farei. Vogliamo mettere giusto Castaldello per dare un po' più di sostanza al centrocampo? L'unica che mi viene in mente. Poi eventualmente buttiamo dentro UEA negli ultimi 20, sperando che dia un po' di brio a casa dove suo padre ha fatto esultare tanta gente. Lui potrebbe farla piangere, chissà. L'hai visto? Suga, fa... Vamma a fa doppia, Suga. No, vabbè. Ragazzi, non è normale che Storari pari tutto e che io stia pareggiando per gol di Montolivo. Ve sgamano che poi è programmato male. Cioè, è troppo così. Mi sa che è fuori gioco. No, non lo è. Non lo è, però questo... che cazzarola. Buone. Galano, liberalo il sinistro. A Galano, niente, oggi non c'è sta nessuno proprio qua. Mettiamo UEA, va. Speriamo nell'effetto sorpresa. Allora, UEA che è destro anche lui, l'abbiamo visto l'altra volta, vero? Sì. Eppure lui è... Scusate, ma UEA è americano? Ma... Non la sapevo questa. Dai. L'hai visto? Mamma mia, come gioca sto Chievo, però. Gasta. Bravo, Gasta. L'abbiamo ripresa. Meritatamente, direi, perché insomma. Era abbastanza scandaloso perdere i 3 punti qua oggi, Con tutto il bene per Milan, ma... È entrato UEA. Vediamo con la 9, UEA. La doverosa 9. A Galano, la peggior partita di Galano da quando sta al Chievo. Decisamente. Mamma mia, ogni volta che tiro un porta tremo, perché Brunelli non mi è sembrato proprio sto gatto in quel primo intervento che ha fatto. Adesso lo analizzeremo andando avanti. Bravissimo Castaldello. Super partita di Castaldello. Galano. È rigore però. Meno male. Mazza Galano. Mortacci Galano. Allora. Calma, relax. Suga per la doppia. Contro Storari. Andiamo Suga. Che fai Suga? Gioca all'aereo con Boateng. Vabbè. Bene così. Mi piace il vola con Boateng. Non entriamo nei dettagli. Ma perché dovete stare tutti sempre queste dannatissime? È anche sceso Bonucci dalla tribuna. Già che qui è ancora il mio. Allora io me le cerco. Meno male che Andre Silva sta in condizione Milan qua e non in condizione Siviglia. Se no è la gol. Bene, allora. Ragazzi, UEA che tocca il suo primo pallone. Quando la partita è finita. Bravo UEA, ti vedo bello carico. Brunelli. Ma che famo finta però di fare le uscite. Brunelli, non mi sei piaciuta sta prima partita. Te lo dico, Brunelli. Ti proveremo anche in Champions, ma voglio di più, caro il mio Brunelli. Allora, questa è andata e per fortuna che è andata. Poi quella col Chelsea sarà un attimino un po' più problematica, temo. Però ci sono giocatori pronti. Oggi col Chelsea giocherà Molinaro, è la sua partita. Dunque, intanto, vabbè, gli osservatori ormai io
nel senso, non credo che siano più così utili alla causa, perché non c'è più tempo. C'è Jong Il Cho, Song Surim, cioè, a meno che non trovi uno che è nato pronto, ma non credo sia questo il caso. Vediamo un po' Mavros che dice, Lewis, sempre su Lewis, Owen Bennett. C'hanno tutti i nomi da commercialisti americani. Certo che Lewis però è tanta roba, questo me lo prende solamente per nome. Poi abbiamo Kraus. Che cosa dice Kraus? Dici qualcosa. Leandro Vera, Sepulveda, Barrios. Beh, dai, prima c'era Barrios, quello buono. Isidoro Curado, 27-37. Beh, tu sei veramente uno di quelli, una sorta di strano replicante. Niente, sono questi. Bravo Curado, torna a fare quello che stavi facendo prima. Brignoli è deluso. Lo so Brignoli, quando c'hai davanti i campioni del calibro di Brunelli bisogna imparare a stare al proprio posto, Brunelli. Sì, Brunelli, Brignoli, sono tutti uguali poi i nomi. Allora, allenamento, prima che sia tardi. Pezzi, doppio allenamento, Suga, non lo so, cerchiamo di far arrivare a 65 di potenza tiro, almeno quello. Che poi ha tirato una mina, cioè, pazzesca, prima marcia a finalizzazione 64, si capisce bene perché. Bene, allora, io direi che siamo pronti per affrontare il Chelsea di Sarri, che qua è ancora il Chelsea di Conte, ma Chelsea, Monaco, Chievo, Lokomotiv Mosca, è bellissimo sto girone. Sembrano quelle cose tipo su Topolino. Allora, siamo pronti. Allora, io direi oggi che Drogba si accomoda in panchina e fa giocare Molinaro pezzi davanti. Suganuma potrebbe lasciare spazio oggi a... Siamo in casa col Chelsea, scusate un attimo, perché io vorrei far debuttare McGowan su in una partita che conta. Stiamo sempre fuori casa, McGowan si accomoda in tribuna. Non può tornare in terra straniera, specialmente in Inghilterra, perché verrebbe arrestato all'aeroporto. Quindi è venuto. Mettiamo Melo oggi. Suga, l'accoppiata con Melo non è proprio delle migliori, per cui proverei il Boa oggi col Chelsea. No, vabbè, col Chelsea ci vuole Suga, specialmente con un attacco inedito. Però mi devo portare un terzino di quelli di qualità, per cui Rigoni lascia spazio a Garufo, però ce lo portiamo in panca, perché potrebbe essere necessario. Boateng in tribuna, va bene, ma altri cambi non ne farei adesso. Singh credo che stia bene dove sta. Ragazzi, che bel model, giocherà in campionato quando ci avremo tempo. E sì, partita interessante, partita pezzi Molinaro davanti, e si va a dominare in terra inglese, quantomeno ci si prova. Allora, durissima Paluani contro lo strapotere britannico. Facciamolo sto miracolo con Brunelli in porta. Contropiedone, vai Garufo. No, è Galano. Fa tutto Galano. Pezzi. Ma cazzarola, ma era tutto... Ma chi è? Molinaro. Con sti piedi è Molinaro per forza. Infatti è Molinaro, scappini bianchi. 32 sulla schiena. Aia. Bravissimo Nicolas. L'hai visto? Ma pezzi ti prego. Ma vai a quel paese, pezzi. Molinaro. Scosta tutti, vuole esultare da solo, far vedere i muscoli. Però Molinaro, complimenti Molinaro. Si gira, ma comunque abbiamo questa cosa dei nostri regeni offensivi, che sono tutti estremamente veloci, agili, ma con piedi pessimi. Se uno riesce a farli giocare come sanno, ovvero negli spazi, sfruttando l'agilità, qualcosa di buono si può effettivamente ottenere, come in questo caso. Qui Molinaro, abbiamo capito come fate a giocare. Dai, si va a vincere la Champions con questa squadra. Si va a vincere la Champions. Voglio il triplete con Brunelli in porta. Oh!
Bravissimo. In Europa ci sono grandi spazi in cui il Chievo si esalta. Venuto. 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 Alla Neymar, venuto. Venuto. No, venuto, porcaccio. Vabbè, è andata così. Scambiano bene. E quando tiri? Ma quando tiri? 3 ore. Sì. Ma porca, ma... Tu lei vicino al gran gol. Suga. Sì, vabbè, Molinaro, ma bam 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 bam. Ancora angolo. È esploso il Chievo comunque qua, eh. Partita della definitiva maturazione. No, ragazzi, lo prego, vi prego. Vedo grande calcio, gioco di prima, rovesciate. Tentativi di gol mirabolanti. Cioè, che... Ma dove stanno gli scarpari solidi miei? No! Bravissimo! Ma non c'era mai! Ma non c'era mai! Galano. Galano, sempre lui. Galano. Suga. Per Pezzi. Pezzi, girati e crossa. Mano. Manissima. Manissima. Niente, non vede nulla l'arbitro. Corrotto. Corrotto venduto. No, No, Ve prego no. Ve prego no. Bravo Garufo. Mamma mia Garufo. L'avevo detto che la Champions sarebbe... C'era anche Aquilani. Avevo detto che la Champions sarebbe stata un momento per Garufo. Io direi che gli 11 non cambiano. Si va avanti così. Mamma mia Galano. Per Garufo. Che cross per... No vabbè, però così è veramente troppo. Così è troppo amaro. Cioè una cosa del genere va segnata per forza. Ma che azione miracolo. Cioè vabbè, sarebbe stato il gol più bello di FIFA di quest'anno, senza dubbio. Cioè cross di... Chi si è fatto male? Chi... Penso sia Touré. Porca, mi sta a fare una partita clamorosamente solida. Non può lasciarci adesso Touré, ti prego Touré. Serve la tua esperienza. Yaya. Bravo Brunelli. Bravo. Prima parata in due partite del nostro numero 12. Chi cazzo è questo? Van Ginkel. Ah no, è Milo che si è fatto. Bravissimo. Fuori, fuori. Pezzi. Pezzi tutta. Tutta Pezzi. Tutta Pezzi. Tutta Pezzi. Sei più veloce tu Pezzi. Il cross è... Che perché ti sei buttato 3 ore prima? Tentativo di chiusura. Vabbè. Molinari è svenuto sullo schermo. Tanto è Milo, non è Yaya. Massa che partita Milo. Scusa, ti ho chiamato Yaya Touré per tutta la partita. C'è un momento della labirintite. Pezzi da fuori. La rasoiata, ma Courtois è un animale in porta. Apri tutto. Pezzi. Pezzi stai da solo. Pezzi te prego. Pezzi te prego. Pezzi te prego. Pezzi te prego. Ma che parata ha fatto. Ma che parata ha fatto. Fermalo, fermalo, fermalo. Va benissimo così, non c'è manco fallo. Molinaro. Ma non può aver preso pure questa. Galano. La finta, niente. Galano, de novo, niente, la perde. Che partita. Se perdiamo sta partita, se pareggiamo sta partita, spacco tutto. Bravo Suga. Bravo Suga, va benissimo Suga. Va benissimo Suga. Massa quanto è grosso Suga. Dai Suga. Bravo. Fatti vedere Pezzi. 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 Come l'ha agganciata quest'altro Suga. Tienila lì Suga. 4 minuti Suga. 4 minuti Suga. Bravo Suga. Lo fa. Lo manda al bar. È buonissimo. Era buonissimo. Era. Allora. Calma. 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 Ma perché? Perché ha tirato? Bravo. Venuto. Venuto tiella lì. Garufo. L'uomo d'esperienza. Bravo Garufo. La butta su Galano. 2 minuti al termine. È buona. Niente. Sto maledetto Courtois che oggi è diventato un incubo. Se non c'era Courtois avevamo vinto 5-0. Bene così.
Bene così, il Chievo espugna Stamford Bridge. Incredibile, non ci si crede. La partita fuori da ogni schema logico. 15 tiri a 2. Chelsea umiliato in casa propria. Allora, la cosa importante adesso l'abbiamo fatta. E ovviamente le partite di Champions le giocheremo tutte, le altre le simuleremo di tanto in tanto. E cominceremo proprio da qua, dalla partita col Bari, che mi auguro possa andare per il verso giusto. Dovrò schierare quelli con l'overall più alto, per ovvi motivi, dovendo simulare. Allora, tanto Melo si è fatto malissimo a quanto pare. Gattuso su Kanuma, dunque l'attacco titolare. Pezzi Drogba, poi mettiamo Boateng. E qua va bene, qui c'ho tocca mettere Rigoni, tocca poi in porta Soviero. Ecco, questa diciamo che è la nostra formazione da partita simulata, con il meglio del meglio che ci sia a Verona in questo momento. E intanto vediamo che si è fatto Melo al volo. 2 mesi, bene, ha giocato con la frattura del piede. Dunque, signori, Chievo Bari, simulata, qui è tosta. Pezzi, ci porta subito in vantaggio. Il giovane Pezzi, al 9° minuto. Pezzi, doppietta di Pezzi, 2-0. Chievo Bari 2-0. Su Kanuma 3-0, vabbè. In scioltezza questa, in grande scioltezza. Bene così, Belotti 4-0, il Chievo va di poker. Che partita, 5-0, pokerissimo del Chievo contro il Bari. Bene, da paura, il Chievo sta macinando vittime di giornata in giornata. E siamo primi in classifica a pari punti con la Lazio e la Juve. Andiamo, insistiamo che servono giocatori pronti per fare simulate quest'anno, se non si finisce la stagione. Noi ci concentreremo prevalentemente sulla Champions in presa diretta. Allora, che si può fare? Vediamo un po'. Adesso abbiamo l'Atalanta, che è appuntamento decisamente più impegnativo. È arrivata l'offerta per Yamga, ma perché no? Tanto qui stai a scaldare la panchina, anzi la tribuna. Tocca pure pagare il biglietto. Forza, andiamo all'Atalanta. Ma che me frega a me dell'infortunio di Stephens. Vabbè, l'Atalanta dov'è in classifica? Tanto per comprendere un attimo. 8ª. Ma in linea di massima potrebbe essere una partita abbastanza scomoda, ma io confido nei nostri fenomeni e quindi la simulo. Ci voglio credere, avevamo detto, perché ne simulavamo due oggi. Soviero infortunato, cosa vuol dire? Ma come fa a infortunarsi il portiere? Petagna, vabbè ragazzi. Petagna, che non segna neanche quando va a comprare il pane, Petagna. No, vabbè, dai. Ma prego, cioè, questa è veramente... Il portiere infortunato... E il gol di Petagna è di una bruttezza veramente improponibile. Vabbè, comunque ragazzi, che dire, io vorrei capire che cazzo è successo con coso. 7 giorni, stiramento all'inguine. Vabbè, che dire, amara. Comunque, niente ragazzi, la prossima volta avremo il Monaco in Champions League. E sarà una partita impegnativa, che ovviamente giocheremo, perché prima di comunque devo simulare dalla 10ª in giù in campionato. Abbiamo capito sta cosa. Dalle prossime volte faremo esattamente così. Dalla 9ª in su le gioco io, dalla 10ª in giù le simulo. Altrimenti, ma il gol di Petagna veramente mi ha lasciato un po' perplesso, specialmente su infortunio di Soviero. Comunque appunto, niente ragazzi, io a questo punto che cosa, ma che me frega, ma falli firmare, stop trattativa, te pareva. Direi che a questo punto ci possiamo salutare qua ragazzi, per cui preparatevi, intanto cedo la gentaglia a telecamere spente, perché è veramente improponibile quello che abbiamo qua.
E niente, speriamo che le cose vadano meglio. Appunto, adesso sappiamo che alcune partite non vanno simulate, per cui forti di questo andremo avanti e chissà, magari ci leveremo anche qualche bella soddisfazione. Ciao ragazzi.